Ok, adesso sì, adesso ci siamo, adesso ci siamo. Vediamo se è partito tutto. Vediamo, vediamo un po'. Siamo partiti con le campane. Sì, Sì, sento le campane. due e mezza. Esatto. Allora, vediamo. Ottimo, partito, partito. Ok. Ok, adesso vabbè, adesso siamo nel... Questo vabbè, è il mio canale, quindi relax. Allora, io penso che questa cosa che stiamo facendo oggi in Italia non l'abbiamo mai vista, seriamente, perché raccontare le maniglie, cioè raccontare diciamo l'estetica di un prodotto è un conto, ma raccontare come vengono fatte, tutta la vita che c'è dietro, è un altro paio di maniche. E quindi oggi abbiamo Gian Pietro Tonni, Ciao, ciao, ciao Stefano, ciao a tutti. che è il tecnico della BAL, Becchetti BAL, che prima della live stavamo facendo due chiacchiere sul fatto se fosse o no l'azienda più antica al mondo. Io fino adesso, cioè, facendo un sacco di analisi, ho trovato che è la più antica. Quindi 1882. Tra altre cose, Elisa mi diceva che ha delle fatture del 1861, cioè quindi, o qualcosa del genere, quindi è... Sì, dovremmo approfondire bene la cosa. Esatto, Sicuramente esattamente, è antica. esattamente. E allora, aspetta, adesso io ti andiamo magari a condividere. Innanzitutto, raccontaci di te, Gian Pietro, così faccio un'introduzione. Allora, mi racconto in poche parole, diciamo che è, diciamo che la mia passione, diciamo, dai, il lavoro che faccio, un po' la mia passione. L'aspetto tecnico, diciamo, dei prodotti, ma sempre, diciamo, intrigato parecchio, nel senso nuove soluzioni, nuove innovazioni del prodotto, nuovi progetti, e questo, diciamo, mi ha sempre coinvolto in primis a voler studiare un qualcosa, diciamo, in più rispetto a quello che si è costruito in precedenza, ecco, una continua innovazione. Questo è anche il risultato, diciamo, di quello che abbiamo fatto adesso in questi giorni, che andremo un po' a illustrare adesso con te, Stefano. Sì, ok. Allora, aspetta, condivido un attimo lo schermo. Perfetto. Allora, questo è stato un po'... Qua, sono un po' di campanelle che suonano. ma Un live. è normale, non è un problema. Allora, vabbè, facciamo... questo è il marchio, diciamo, ufficiale della BAL. E altri due marchi, giusto? Tre marchi in Ci realtà. sono tre marchi. In questo caso non si vede l'altro marchio perché non abbiamo, diciamo, realizzato prodotti specifici che andremo a presentare adesso nell'altro marchio, però è il marchio Rivadossi, che è anche quello un marchio storico. Molto conosciuto, diciamo, nel mondo. Ok, perfetto, perfetto. Allora, praticamente in questa... cosa è successo? Abbiamo fatto la presentazione di queste maniglie la settimana scorsa agli agenti, praticamente. E l'idea all'inizio, sono nate in totale 5 maniglie. L'idea era di raccontare in realtà il design attraverso queste maniglie, perché effettivamente sono state progettate 5 maniglie, sto Cinque. perdendo, 5 maniglie. Seguendo un filo logico, quindi partendo dalla maniglia classica fino alla maniglia più minimale. E aspetta, scendo con la slide che abbiamo usato l'altra volta. E hanno delle nomi un po' che li caratterizzano, come questa che è la colonnato. Magari facciamo vedere l'immagine, poi ci concentriamo più su questa. La maniglia colonnato è una forma di questo tipo. Allora, vabbè, questa parte, diciamo, da dove è nata la racconto un po' io. Diciamo, la richiesta era quella di realizzare una maniglia classica, e diciamo, questa si è un po' ispirata al posto in cui vivo, nel senso, alla città di Bologna, camminando, ci sono 50 km di portici,
con tutte colonne differenti, riprendendo una di quelle colonne ho, diciamo, ripreso quel concetto per andare a creare questo tipo di maniglia, che in realtà all'inizio era pensata per la fusione a cera persa, quindi ci permetteva di fare delle cose che in realtà con altre tecnologie non era possibile, giusto? Esatto, purtroppo sì, quando sono, diciamo, prodotti che non permettono, diciamo, una, come si può dire, noi generalmente per prodotti di qualità, diciamo, andiamo su prodotti, su stampaggio a caldo, una forgiatura praticamente, e questo, diciamo, richiede, diciamo, di avere pezzi che non abbiano sottosquadri poi per l'estrazione degli stampi. Quindi c'è stata, diciamo, dopo studiando un po' tutto il prodotto in particolare, c'è stata un po' una piccola, diciamo, revisione su quello che era il pezzo originale studiato da te. Assieme a te abbiamo valutato, diciamo, un attimino, la possibilità di realizzare questa maniglia tramite lo stampaggio a caldo, quindi andando un po' a modificare leggermente le forme, ma non cambiando quello che è lo stile della maniglia, ecco. Esatto, perfetto, perfetto. E tra le altre cose, magari, aspetta, facciamo vedere anche il disegno tecnico, poi torniamo su questo. Su questa maniglia, che poi ci sono finiture diverse che poi le vediamo, avevamo il fatto che fosse molto, cioè ha un diametro abbastanza, cioè è da 20, 28. 28 e mezzo. Quindi è una maniglia abbastanza spessa da tenere in mano e abbastanza anche pesante. Sì. È una maniglia, diciamo che non è una maniglia con delle misure tradizionali, è abbastanza, diciamo, più importante Importante. rispetto a Esatto, una maniglia esatto, tradizionale, quello sì. esatto. E lì comunque sono state trovate delle soluzioni alternative per mantenere, diciamo, la parte estetica, ma alleggerirla il più possibile. Sì, abbiamo fatto, diciamo, all'inizio uno studio per arrivare a un determinato obiettivo finale. Ok, perfetto, perfetto. Poi lo stampaggio a caldo, non l'ho detto prima, ma è per questa maniglia che è in ottone, che essendo in ottone ci permette anche di fare delle finiture diverse, diciamo migliori rispetto ad altri materiali. Sì, diciamo che l'ottone si presta a tanti tipi di lavorazione. Quindi l'ottone può essere utilizzato per la forgiatura, la tornitura, può essere ricavato da pressofusione, diciamo che è il materiale nobile per questo tipo di prodotto. Di conseguenza poi si presta anche a vari tipi di finiture, quindi bronzature galvaniche, lucidatura specifica dell'ottone. In particolare, diciamo, su questi prodotti qua è molto apprezzato anche l'ottone proprio al naturale, senza, diciamo, finiture particolari, proprio per mantenere, diciamo, il valore del materiale Il materiale. stesso. Ce l'ho, dopo torniamo. Che è questo? Esatto. Esatto, che tra le altre cose, mantenendola naturale, come mi dicevi l'altra volta, ha il vantaggio che poi può letteralmente maturare nel tempo, quindi. Esatto. Sì, diciamo che invecchia naturalmente, si mantiene, diciamo, l'ottone, però invecchiato naturalmente, che è anche secondo me un pregio per questa maniglia qua. Bravo. Sì, perché non, è come il vino praticamente, diventa come il vino questa vaniglia. Più Sì, invecchia, più buono. poi non so se si vedono, ma ci sono veramente dei particolari che sembra davvero che riproduca una colonna, eh. È una cosa incredibile. Dalla fotografia c'è il particolare e dal vivo, diciamo, presa in mano, è veramente qualcosa di incredibile. Sì, abbiamo fatto, diciamo, delle specifiche lavorazioni per ottenere un certo effetto, diciamo, dai. E poi abbiamo, così li facciamo vedere tutta questa. Questa è La una, vedi? Ok. sì, questa qua è, diciamo, un bronzato che poi viene un po' satinato, togliendo un po' l'effetto del bronzo e dando un po' quell'effetto qua di scuro chiaro fra il bronzo e l'ottone, che poi viene poi verniciato. In questo caso abbiamo utilizzato una vernice semiopaca per dare un effetto, diciamo, abbastanza morbido alla maniglia e diciamo che esalta ancora di più quello che è, diciamo,
l'aspetto estetico proprio della maniglia, fa vedere proprio bene le forme, gli incavi e tutta la struttura della maniglia. E in più il fatto che essendo satinata, ogni volta che voi prendete in mano una maniglia di questo tipo, ha sempre in realtà effetti diversi, nel senso i segni lasciati sono sempre diversi. Sì, diciamo che si cerca di mantenere uno standard, però chiaramente ogni satinatura è a se stessa, diciamo, dai. Esatto, esattamente. Poi, aspetta, poi arriviamo anche a questo disegno. Questa. Questa a me piace molto perché diciamo che è un effetto che su questa maniglia qua prende proprio tanto valore, nel senso che questo è un nickel, diciamo che viene poi lavorato in un certo modo che dà un effetto di come se fosse un ferro invecchiato, un ferro battuto, un ferro invecchiato, e anche questo poi viene comunque sottoposto a una verniciatura, anche questo in questo caso è una verniciatura semiopaca, però si ottiene un effetto, diciamo, particolare. Sì, esatto, esattamente. No, infatti questa è stata veramente qualcosa di incredibile, davvero. E poi abbiamo questa. Questa, diciamo, è sicuramente la più costosa, diciamo così, perché questo qua è una finitura PVD. Esatto. PVD, diciamo, è una finitura, diciamo, che adesso ci sono varie possibilità di vari effetti, diciamo, varie tipologie di finitura con vari colori. Il PVD, diciamo, è un trattamento che praticamente sulla maniglia, molto duro, che si mantiene nel tempo e non si rovina, in poche parole, ha una durata per molti anni. Quindi. Sì. Poi è quella, diciamo, un pochino più, cioè quella che sta andando un po' di moda praticamente adesso. Perché vedo che tantissimi, anche nel, diciamo, nel settore del bagno, cominciano ad utilizzare questo tipo di Sì, finitura. proprio per il discorso della durata e si ottengono finiture, diciamo, visivamente molto belle. In questo caso, nel caso della colonnata, abbiamo scelto un PV di rame che ritenevamo, diciamo, abbastanza in linea con quello che è lo stile della maniglia. E poi è stata fatta una satinatura. Ok, Sì, in questo caso è un PVD su base satinata. Poi può essere anche lucido, però l'abbiamo fatto su una base satinata. perfetto, perfetto. E aspetta perché poi ci torniamo. Questo, perché poi nella presentazione avevamo messo questo per l'installazione. Sì, diciamo che questo è un po' l'esploso, diciamo, di tutti i componenti che ci sono nel set. Dopo, vabbè, dopo le istruzioni di montaggio saranno anche illustrate tecnicamente passo passo proprio per l'installazione, diciamo, del prodotto. Però qua già si vede chiaramente che, diciamo, che la maniglia non è solidale alla rosetta, quindi permettendo un'installazione più semplice, più pratica, e diciamo che l'installazione finale poi della maniglia viene tenuta poi dalla vite grano sotto la maniglia, praticamente collegandola al ferro quadro passante, quindi legando una maniglia all'altra, l'installazione risulta, diciamo, solida. E poi ti dà la possibilità di andare anche a sostituirle più velocemente. Sì, in caso di necessità, diciamo, è più facile anche da smontare, diciamo, dai. Sì. Ma Poi. riteniamo che questa maniglia qua, una volta che è installata, abbia una durata, Ah, no, no, quello sì, quello no. diciamo, nel tempo. Io non te l'ho detto, ma cioè, io ho mia nonna. Chi si ricorda ancora quando la Bagli installò le maniglie a casa, sono ancora lì e sono perfette. Cioè io ogni tanto gli chiedo, ma tu le lucidi? No, io non so come facciano. Quella casa lì deve avere almeno 60 anni, almeno 60 anni. Adesso le lucidano troppo, è per quello che le rovinano, perché se usi prodotti, diciamo, un po' aggressivi, sicuramente una volta non li usavano quei prodotti e quindi le maniglie, diciamo, rimanevano più belle, non si Belle. rovinavano. Sì. Poi
proseguendo con la storia, diciamo, del design, abbiamo questa, che questa è la Tetris. Questa è la Tetris. Questa non è, diciamo, abbiamo optato per realizzarla in zama pressofusa. Abbiamo valutato bene il tipo di stampo da utilizzare in modo da avere un prodotto finale, diciamo, di qualità che non avesse difetti superficiali, e quindi abbiamo prodotto uno stampo per la parte dell'impugnatura e uno stampo per la parte del gambo, perché diciamo che questa è una maniglia assemblata, quindi abbiamo optato per questa soluzione proprio per avere un prodotto con una migliore qualità. Per la pressofusione della parte, diciamo, rettangolare, mi dicevi che esce perfetta praticamente. Esce perfetta, quindi l'asportazione, diciamo, per ottenere una finitura superficiale su questa maniglia qua è minimale. Di conseguenza si mantengono le forme originali, diciamo, del pezzo, senza andare a dover modificare con smerigliature, solitamente come si fa su un pezzo forgiato, per mantenere le forme originali del pezzo. In questo caso si lavora pochissimo e quindi la maniglia anche esteticamente, visivamente, ha una forma perfetta. Perché anche se si deve andare nel particolare, diciamo, anche tutto il decoro ottenuto è molto fine, molto particolare, quindi se si mantiene l'originalità del pezzo è un valore aggiunto all'estetica della vaniglia. Anche perché poi rischiereste di andare a smussare troppo magari i bordi o comunque quelle parti che si vorrebbe mantenere, diciamo, perfettamente lineari. Esatto. E poi c'è stato praticamente la parte, il gambo, diciamo, è a incastro. È assemblato, c'è un incastro particolare studiato specificatamente proprio per avere un incastro perfetto e con una vita di fissaggio una volta assemblata praticamente la maniglia, come se fosse un pezzo unico. Diciamo. Un pezzo unico, sì. Poi ha un incastro vero. Ecco, l'incastro era da far vedere, caspita. Sì, che è un po' bello, particolare, un po' innovativo quello, dai, diciamo. Perché non ti permette, diciamo, il movimento, non ha il gioco praticamente, e ha quella forma che non ti permette di poterlo ruotare, perché di solito ci sono quelli classici, ma quello è come se fosse un fiore praticamente. Sì, è, diciamo, un incastro a stella, diciamo, dai. Esatto, bellissimo. Che dà anche la possibilità, diciamo, anche di poter montare la maniglia magari in posizione diversa se dovesse esserci la necessità. Sì, bellissimo. E poi qui sono state fatte, qui abbiamo lo stesso attacco di prima, semplicemente lo stesso attacco di prima, o sbaglio? Sì, diciamo che qua, diciamo, la maniglia utilizza componenti diversi, diciamo un po' più, diciamo, più bassi, rispetto a una rosetta più fina, più piccola rispetto alla colonnato, che è una maniglia, diciamo, di dimensioni più importanti, ma il concetto è lo stesso, quindi noi abbiamo optato per avere, diciamo, un montaggio sulla porta, prima la rosetta e la maniglia alla fine, in modo di agevolare proprio il montaggio e avere, diciamo, un fissaggio comunque ottimale. Certo. E poi le finiture invece che sono state fatte qui? Sì, abbiamo scelto, diciamo, sulla zama, diciamo che la zama non si presta come l'ottone a una varietà di finiture, quindi diciamo si è un po' più limitati, diciamo, dai. Però adesso abbiamo optato inizialmente per tre finiture, diciamo che facciamo la finitura cromo lucido, che è questa. Poi cromo satinato e poi abbiamo scelto un nero opaco, una laccatura, una verniciatura nero opaca. Sì, che qua ti risalta tutti i chiaroscuri praticamente, tutti gli scuretti della maniglia si vedono perfettamente. Esatto, lì si vede proprio perfettamente quello che è la forma estetica della maniglia. Esatto. Poi quando è stata fatta la presentazione abbiamo fatto proprio, diciamo, la linea storica
delle maniglie, questa era quella in chiave art déco che riprendeva un po' le forme di quel periodo. Questa è più leggera sicuramente rispetto all'altra, che ha un peso minore. Non abbiamo ancora parlato di pesi, però diciamo con 300 grammi comunque è una maniglia che ha ancora il suo perché. Eh sì, caspita. Diciamo che la Colonnato è un 600 grammi, e logicamente una maniglia di una forma diversa, di dimensioni diverse, è abbastanza più pesante. Pesante, chiaro. Poi, proseguendo nella storia, è arrivata la maniglia Tessa, che ha una forma più in streamline, quindi una linea che ricorda la goccia praticamente, che era nata negli anni 30, 34 più o meno. E questa invece è sempre una maniglia in zama. Esatto, alla fine diciamo che il procedimento è lo stesso, però qua diciamo un pezzo integrale, non è una maniglia assemblata, in questo caso nasce da pressofusione la versione destra e la versione sinistra della maniglia praticamente. E qui abbiamo anche una rosetta che è molto sottile, giusto? Sì, anche qua abbiamo una rosetta di profilo basso, sempre con un sistema di montaggio che abbiamo... quello che abbiamo visto in precedenza, e diciamo che questa rosetta a basso profilo, diciamo esteticamente, donano un po', diciamo, uno stile un po' più minimale, diciamo. Sì. No, è così. Mantenendo sempre lo stile, ma diciamo rendendo più minimale possibile la rosetta. Esatto. E le finiture invece qui? Le finiture anche qui abbiamo fatto un cromo lucido, un cromo satinato e un laccato nero. Laccato nero, sì. Per andare, quindi le finiture sono le stesse praticamente. Le stesse, esattamente. Ottimo. Poi hai qui, anche qui, questa è una maniglia leggermente più leggera rispetto all'altra, perché sono 250 grammi, esatto. Sì, anche dimensioni, diciamo, forse un po' più ridotte, anche come lunghezza rispetto alla Tetris. Meno più corte, diciamo, dai. Sì. Però è per una questione, diciamo, voluta, è una questione d'estetica. Esatto, poi va un po' al gusto, cioè a chi va ad utilizzarla, poi se preferisce una maniglia più grande, più piccola, dipende anche dal tipo di porta. Ci sono un'infinità di possibilità. Sì, diciamo che sono abbastanza diverse fra di loro, dai, è stato un po' anche quello per creare modelli poi che non si assomigliassero, che avessero ognuno una sua identità ben precisa. Esatto, esattamente. Allora, poi abbiamo la maniglia Infinity, che la figata di questa maniglia è il fatto che possa andare ad adattarsi praticamente ad ogni tipo di mano. Quindi dalla mano di un bambino a quella di un adulto praticamente. Vai. Ha una presa, diciamo, abbastanza ergonomica, dai. È molto bella da impugnare, dà una bella sensazione. Esatto. Questo è un po' uno stile più organico, adesso la vediamo. E qui anche questa è una pressofusione, giusto, in zama? Esatto. Una pressofusione in zama, anche questo è un pezzo, diciamo, integrale nella versione destra e sinistra. Con lo stesso peso praticamente della Tessa? Stesso peso della Tessa, però a dimensioni, diciamo, è parecchio lunga questa maniglia, ma è stata voluta apposta proprio per una questione estetica e anche, diciamo, un po' di ergonomia. È stata scelta questa dimensione qua. Esatto, esattamente. E anche la rosetta è alla stessa altezza della Tessa praticamente. Esatto, la rosetta praticamente è la stessa che viene utilizzata sulla Tessa. Sì, sempre per lo stesso concetto di prima e con lo stesso concetto dell'attacco alla porta praticamente. Sì, il montaggio è sempre lo stesso, abbiamo optato per avere un montaggio, diciamo, abbiamo standardizzato il montaggio, dai. Esatto, esattamente. Allora, e queste sono le finiture, quindi anche qui cromo lucido. Sì, esatto. Poi, aspetta, cromo satinato.
e l'accato nero. Esatto, abbiamo, su tutti e tre i modelli in ZAM abbiamo optato per avere queste tre finiture. Esatto, esattamente. Sì, sì, infatti hanno una linea comune praticamente, il fatto che abbiano le stesse finiture è fantastico. E poi arriviamo alla Crono. Alla Crono. Che la è Crono... un po' diversa. Parla tu un po', dai, adesso. Spiegala un attimino un po' tu. La figata della Crono è il fatto che sia un estruso, quindi... Parliamo di un prodotto in ottone ed è un estruso che poi è stato lavorato a controllo numerico per dar vita a una maniglia. Quindi quando questa... Ci arriviamo. Questa è la maniglia. Aspetta, eccola qua. Questa è la maniglia e praticamente tutto nasce da un estruso in ottone, che è questo. Dopodiché viene lavorato da questa parte, e lavorato qui per far spazio a questa parte che serve a, diciamo, dar spazio dalla presa dalla mano alla porta. Solo che questo è lo stesso estruso di questo. Sì, esatto. Diciamo, abbiamo optato per creare, diciamo, un estruso con quel profilo, diciamo, un po' particolare per richiamare un po' l'aspetto estetico dei cronografi. Esatto. Per dare un po' quella sensazione lì, no? Quindi da quella barra estrusa qua, diciamo, di ottone, logicamente, vengono ricavati sia l'impugnatura, il gambo, in questo caso abbiamo ricavato anche il nottolino. Esatto. Girevole. Sì, quindi questa maniglia veramente è una figata. Ha un peso di 500 grammi. Ha una dimensione importante, perché ha un diametro, diciamo, un 23 di diametro, che è un diametro, diciamo, che ha già una buona dimensione, dai. Volevamo un attimino fare un qualcosa di importante anche qua. Sì, sì, poi guarda, a livello tecnico questa, infatti, questa quando me l'hai fatta vedere è stata veramente una figata, perché è veramente interessante a livello tecnico come è nata, veramente una cosa pazzesca. E poi qui c'è praticamente un grano che va ad unirli, una vite che va a unire queste due parti all'interno. Esatto, c'è un fissaggio specifico che una volta assemblata poi resta... Nella posizione non si muove più, esatto. Sì. Ci sono due spine e il foro filettato. Torniamo su. Da qui, ecco, le dimensioni sono un 135 e 23 di diametro. E sì. Si possono ottenere, in questo caso, quattro finiture, quindi una in più rispetto alle altre. Si possono ottenere, diciamo che si potrebbero ottenere una varietà di finiture sull'ottone. Sull'ottone si può fare veramente di tutto praticamente. Abbiamo optato per quattro finiture specifiche per questa maniglia qua, quindi abbiamo ritenuto realizzarla in un nickel lucido. Mm-hmm, che è questo. Esatto, in un cromo satinato. In questo caso è un ottone satinato verniciato opaco per dare un effetto morbido alla maniglia. Ok, e poi abbiamo questo. E poi abbiamo optato anche per un PVD, in questo caso è un PVD grafite. Che è stato satinato prima. Sì, diciamo sulla satinata viene diciamo poi fatta la finitura PVD. Ottimo. Sulla base satinata, che però deve essere prima cromata e dopo sulla parte cromata viene fatto il PVD, perché il PVD nel caso dell'ottone deve sempre avere una base cromata, sia nel lucido sia che nel satinato deve avere la base di cromo. Sì, 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 per poter attaccare meglio praticamente. Esatto, deve avere quella base lì proprio per essere coperto poi dalla finitura PVD. Ok. E queste sono le maniglie che sono nate dalla collezione praticamente 2021 della BAL, e la figata è stata proprio il fatto di riuscire a mostrare praticamente maniglie con diciamo estetiche diverse.
L'obiettivo senza farlo apposta. Senza farlo apposta, praticamente. Senza farlo apposta. È uscita così. No, alla fine è un risultato, secondo me, molto variegato, nel senso che sono maniglie che sono molto diverse fra di loro, quindi ce n'è, sì, per tutti, diciamo. Esatto, tu puoi optare per, in base alle tue esigenze, per davvero qualsiasi cosa, qualsiasi di queste maniglie. Ed è interessante il fatto davvero di averle catalogate in maniera tale che uno davvero possa scegliere cosa utilizzare, praticamente. Sì, diciamo che vanno ad aggiungersi ai tanti modelli già presenti nella linea, nelle linee Val, linea Mariani e linea Rivadossi. Diciamo che queste vanno un attimino a integrare un po' tutti i prodotti già esistenti. Esatto. E poi vengono realizzate, cioè, praticamente, rispetto a dove mi stai chiamando te, vengono realizzate lì. Praticamente mi giro, giro la webcam, stiamo facendo adesso. Esatto. No, questo è... No, questo, allora, questa sembra davvero una cosa sciocca, ma in realtà è fondamentale, perché realizzarle ancora in Italia è qualcosa di fantastico, perché hai modo di controllare tutto e sicuramente la qualità è maggiore rispetto a qualsiasi altra cosa. Questa è una cosa estremamente importante da dire. Sì, poi c'è sicuramente, diciamolo, la capacità di fare dei prodotti a livello estetico e di design, diciamo, abbastanza particolari e originali. Secondo me quello è un pregio. È un pregio che abbiamo ancora. Sì. No, quello è... No, infatti, guarda, anche quando parlavo prima con Elisa del fatto di mostrare il fatto che questa azienda del 1882 è molto importante, perché ti fa capire che, cioè, tutti gli avanzamenti tecnologici, tutto quello che è stato fatto è frutto di tantissimi lavori sviluppati negli anni, e questo è fondamentale. Sì, c'è un'esperienza, diciamo, di tanti. Non indifferenza. Non so quanti, ma tanti. 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 Aspetta, perché... Oh, ok, eccolo qua. Mi era sparito per un attimo. Ok. Cosa possiamo dire ancora? Ma... Beh, questo, poi ci sono delle cose, ma erano più per gli agenti, diciamo. Se ci sono domande a livello tecnico, scriveteci pure, vediamo se qualcuno ha qualche domanda, così andiamo a risolvere un po' di dubbi. Aspetta, tornando sul... No, a me quello che affascinava molto, te l'avevo detto anche quando ci siamo visti, il fatto che alcune finiture siano davvero particolari, cioè questa è davvero una cosa da vedere, davvero incredibile, perché sì, come sono finiture, diciamo, che valorizzano ancora di più il prodotto. Secondo me è stata una scelta azzeccata, oltre al modello che hai fatto tu, Stefano. Questo è veramente... Questo tipo è... progetto, secondo me, azzeccato, con le finiture, diciamo, abbiamo messo, ha dato ancora più risalto a quello che è l'estetica della maniglia. Ah, ma questa è l'Elisa, questa è l'Elisa che insiste. Vai, facciamo questo, via, vai. No, ti dico, io ho ancora lavorato con il legno e con il marmo. E la particolarità di lavorare con il legno e con il marmo è che ogni volta, anche se lavori a controllo numerico, ogni volta hai prodotti diversi. Ed è incredibile lavorare con quel tipo di materiali. Quando ho visto questa finitura, veramente mi è sembrato quello, perché ti fa capire che, sì, anche se le finiture sono le stesse, ma i segni lasciati sulla maniglia sono sempre diversi e ti rendono la maniglia unica, in realtà. Quindi anche quando si parla di un prodotto che viene realizzato in maniera unica, caspita, questo è l'esempio. Ed è una cosa davvero incredibile da vedere, incredibile. Esatto, sì, c'è quell'effetto qua che, se tu le vai ad analizzare, hanno ognuna la sua particolarità. Esatto, così come questa. Esatto. E così come l'ottone lucido, in realtà, perché l'ottone lucido, comunque, in base anche a chi lo utilizza,
perché ogni volta quando lo prendi in mano, eccetera, 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 poi invecchia magari anche in modo diverso. Quindi... Anche perché ultimamente si sta cercando di avere la perfetta uniformità dei pezzi, dalle finiture che devono essere omogenei e perfetti fra di loro, no? In sì. questo caso invece vorremmo un attimino valorizzare che non è quello il valore della maniglia, magari il particolare, quel particolare che a occhio non vedi che però c'è, ti dà un valore in più, diciamo, alla maniglia, perché ogni pezzo, come dici tu, è come se fosse un pezzo unico. Esatto, esattamente. Sì, 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 sì. Sì, più che altro davvero è la cosa che a me è stupito di più, proprio questo, cioè il fatto che, certo, a volte se lo si sente dire, sì, sono pezzi unici perché di qua e di là, caspita, questi sono pezzi unici, anche se vengono realizzati con una macchina, con qualsiasi altra cosa, sono pezzi unici, è incredibile, questa cosa è incredibile da vedere. Sì, su questa maniglia diciamo che è un valore aggiunto perché veramente si presta a questo scopo. Esatto, esattamente. E cos'altro possiamo dire? Ah, una cosa che non ti ho chiesto io della Titris, ma questo nella pressofusione viene tolta l'aria, giusto? E poi viene diciamo che si fanno pressofusioni con tecnologie per andare a tutti a eliminare quei gas esatto. che formano all'interno della pressofusione. Si cerca di optare per le migliori soluzioni e le migliori tecnologie. Poi ogni diciamo, fonderia ha le proprie, c'è chi raggiunge obiettivi migliori e qualcuno magari un po' meno, però noi pensiamo di aver optato per soluzioni all'avanguardia per avere proprio un pezzo di una qualità finale eccellente. Sì, 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 sì. No, perché infatti andando a togliere tutti i gas che ci sono all'interno vuol dire che comunque... Cioè, c'è una lavorazione dietro non indifferente, non è una cosa così semplice. C'è una tecnologia studiata ormai da parecchi anni. Esatto. Le soluzioni, diciamo, lì sono tecniche, diciamo, specifiche di chi fa queste operazioni. Esatto. E basta. Dovremmo aver detto tutto, dai, più o meno dovremmo aver detto tutto. Più o meno sì, dai, dopo quello che c'è stato dietro nella progettazione sarebbe da scrivere un libro, no? Perché mamma mia! Sai bene anche tu che quando vedi un pezzo fatto non ti sembra che sia normale averlo fatto e vederlo lì fatto, però quello che c'è dietro, le problematiche che ci sono, quelle vengono tutte un attimino un po'... considerate, calcolate, risolte, certe volte non è facile neanche risolvere no. Per raggiungere proprio quelle determinate cose. Diciamo che l'esperienza, diciamo, in questi casi qua è fondamentale per essere sicuri di arrivare a quel determinato obiettivo finale. Esatto, esattamente. Sì, sì, ma infatti è quello che tu quando guardi un oggetto magari non ti rendi conto che dietro c'è stato un mondo. Perché comunque è così. È quello. Sì. La maniglia, la maniglia è un oggetto banale, no? E invece se tu vai a vedere bene, c'è dietro un lavoro, una tecnologia non indifferente. Non indifferente. No, esatto. No, infatti davvero quello... Ma te ne rendi conto solo quando lo vai a vedere con i tuoi occhi o ci sei dentro, perché magari vedi che caspita, magari ci vuole un anno, ci vuole un anno, ma per quale motivo? Perché magari solo per uno stampo ci impieghi magari 5 settimane, se va bene, perché magari ci sono degli errori, allora devi andare a risolverli. Sì, no, perché poi alla fine la prova del 9 la fai quando fai la preserie dei pezzi e vai a fare tutte le tue prove, le tue verifiche, cioè poi alla fine... Non è semplice poi fare la forgiatura di un pezzo perché ci possono essere 1000 problemi e quindi devi un attimino considerare tutti gli aspetti produttivi poi. Esatto, esattamente. No, infatti dietro davvero ogni singolo progetto c'è in realtà un mondo, non c'è solo, cioè non è estetica, lì è proprio progettazione e un altro paio di maniche, caspita. No, quello infatti tanto di cappello. E basta questo dovremmo aver detto tutto
Noi speriamo di aver fatto dei, Stefano, delle maniglie che si notano veramente sulla porta. Non deve essere quella maniglia che è lì perché deve aprire la porta, ma la maniglia che è lì perché deve farsi vedere. Esatto. È un valore aggiunto, diciamo, a quello che è l'estetica di un ambiente, di una porta, deve dare quel, quella sensazione di un qualcosa che va, diciamo, a integrare un po', diciamo, quello che è l'aspetto estetico, diciamo, della porta. Dai, anche. Certo, sì, sì, diventa davvero un elemento d'arredo poi. Cioè la maniglia diventa davvero l'elemento d'arredo. C'è un Marco che scrive: quali sono state le due difficoltà principali affrontate, una nel disegnarla e una nel realizzarla? Ma io vorrei che ti esprimessi tu adesso sulla colonnata per la realizzazione e per, allora, per diciamo, per disegnarla, le tue idee, da cosa ti... Allora, io penso che ci si... Dietro la colonnata, quello che non si sa, tanto io non parlo di forme, quindi non lo posso sapere nessuno, ma dietro la colonnata ci sono almeno 10 modelli. Almeno 10 modelli di maniglia diverse. E dietro la sola colonnata ce ne sono almeno 3 o 4, praticamente, prima di arrivare a te. Praticamente è questo. Io quello che faccio di solito è ragionare sulla funzionalità del prodotto. Quindi il prodotto deve sicuramente funzionare prima ancora dell'estetica. Difatti, se voi guardate e la riducete all'osso, è una maniglia tonda. E il vantaggio di una maniglia tonda è che si va ad adattare perfettamente a una mano. La richiesta era però di realizzare una maniglia classica. E per realizzare una maniglia classica sono andato a lavorare su quello che è, diciamo, l'arte classica. Effettivamente, quando abbiamo fatto il video di presentazione, effettivamente è quello. Quando io ho parlato del fatto che passeggiando per Bologna ho visto, cioè, ci sono tantissimi portici, tantissime colonne, il fatto che ci fossero così tante colonne, quelle colonne, alcune sono davvero state prese in epoca romana, le hanno davvero prese e spostate lì. Una colonna di quel tipo può davvero raccontare tantissimo, e può raccontare una storia sicuramente che ha anni. Il fatto di averla fatta in quel modo era proprio per riprendere l'arte classica, e l'arte classica non è sempre una forma perfetta, o la classica statua con tutte le proporzioni perfette. Parliamo anche di prodotti di questo tipo, che servivano sia dal punto di vista estetico che funzionale. Le colonne, le classiche colonne, erano la porta d'accesso ai templi, che prima erano quelli realizzati in Grecia e poi nell'antica Roma, quindi si andava letteralmente a trovare un dio. Da lì è nato un po' il tutto. Io poi parto davvero come principalmente design funzionalista, ed è stato veramente figo andare a buttarsi in un mondo che era un po' diverso da me. Tant'è che ce n'è un'altra di maniglia di cui io sono molto innamorato e non l'abbiamo fatta vedere perché è ancora lì in un cassetto, che è fatta in maniera classica ma estremamente funzionale. Il problema poi arriva quando, cioè, un conto è disegnarla, e questa è una cosa che dico sempre anche in università, un conto è disegnarla e un conto poi è progettarla, perché poi si va nel tuo campo, quindi andare a realizzare gli stampi, che è un altro paio di maniche, che è lì la parte che comincia ad essere complessa, perché io all'inizio avevo, diciamo, mi era stato chiesto di farlo per una fusione a cera persa, e la fusione a cera persa è una cosa perché ti permette di fare dei sottosquadri, ma poi quando si parla di una forgiatura è un'altra cosa. Vai pure. Esatto, difatti la analizzeremo più approfonditamente, questo aspetto su quella maniglia. Ok. Diventa molto particolare e vedremo se riusciremo a raggiungere l'obiettivo di realizzarla così com'è, sarebbe fantastico. Sì, è che la cosa incredibile della fusione a cera persa davvero che ti permette di fare cose assurde. Cioè, io ho visto degli anelli difficilissimi da realizzare in altro modo, proprio cose assurde. La fusione a cera persa è un bel mondo. Un bel mondo, però diciamo che per raggiungere il livello che vorremmo raggiungere
con quella maniglia c'è da affrontare un po' ancora un aspetto, diciamo, i costi. Un aspetto tecnico e qualitativo, esatto. Da capire bene dove si può arrivare. Esatto, esattamente. Quindi come abbiamo fatto sulla colonnata, poi visto che c'è stato una revisione del pezzo del progetto iniziale proprio per riuscire a ottenere, diciamo, il prodotto stampato. Esatto. Esatto. Ci sarà da lavorare e vedremo un attimino un po' come. Però è interessante il fatto che comunque, pur essendoci dei limiti, si riesca a fare qualcosa di fuori dal comune. Vai, vai pure, vai pure. Scusate. È stato al portone? Devo anche rimanere produttivo anche in questa situazione. vabbè. No, dai. Dicevo che comunque anche, pur avendo dei limiti, si riescono a fare veramente delle cose straordinarie. Perché comunque con la forgiatura si riescono a fare delle cose pazzesche e in realtà da centinaia di anni. Quindi è veramente una lavorazione incredibile anche quella. Esatto, esatto. Dai, dopo, vabbè, cosa raccontare ancora, Stefano, di questa maniglia qua? Di questa, questo, in realtà è su tutte. Io sulla crono che veramente sono rimasto colpitissimo. Perché la crono è qualcosa di veramente fantastico. E la crono, diciamo, è nata così proprio vedendo, diciamo, banalmente un cronografo che aveva quella forma, diciamo, e allora da lì è saltato fuori come poter realizzare quella forma qua, come dare, diciamo, questa forma qua su una maniglia, che comunque è una cosa che vedi sempre, che prendi sempre in mano, dare proprio quell'aspetto qua. E così si è pensato di ottenere questa forma particolare proprio andando a realizzare un profilo specifico proprio e ottenendo tramite una barra estrusa, un pezzo estruso, questa forma che poi viene lavorata su centri, su torni a controllo numerico e andiamo a ottenere, diciamo, un prodotto così, realizzando gambo, impugnatura, nottolino, nascerà un maniglione, nasceranno altre cose, perché questo avendo la barra estrusa si può, diciamo, ottenere anche un maniglione, ad esempio. Sì, la figata di questo prodotto è il fatto di poter ottenere prodotti diversi. Prodotti diversi della stessa barra estrusa, andiamo a ottenere prodotti diversi, anche esatto. Con dimensioni diverse. Sì, chiaro. Però ecco, questa è l'innovazione, nel senso riuscire davvero a fare qualcosa di nuovo partendo da un prodotto, da un solo prodotto. Questa è davvero un'innovazione, non è la classica, davvero il classico prodotto che esce, ma questa è l'innovazione, esatto. Diciamo che nelle cinque maniglie realizzate sono tre tipologie di produzione diverse fra di loro. Esatto. Quindi anche questo è un valore aggiunto ai modelli che abbiamo realizzato. Esatto, esattamente. E basta, questo, dai. Bene, dai, sono contento che ne abbiamo parlato. Sì, guarda, così un altro paio di maniche, davvero, questa è una cosa che non viene fatta spesso perché, non lo so perché non venga fatta, però è piacevole, che quantomeno ti fa capire cosa c'è dietro, perché spesso ti trovi a vedere magari il designer, magari gli chiedi ma come è stato realizzato e magari come è stato realizzato non lo sa, perché magari dietro ci sono delle persone straordinarie che hanno fatto cose straordinarie e secondo me è giusto raccontarle, perché altrimenti si perdono, sono proprio informazioni e persone che vanno a perdersi, e invece in questo modo riusciamo a mostrare l'esperienza di queste persone. Ok, è per quello che per me è molto importante questa parte, perché il maestro del design non esiste, esiste la squadra, ma questa cosa non l'ho inventata io, l'hanno inventata persone molto molto importanti
tipo uno che era Achille Castiglioni, e lui stesso lo diceva, sì, io posso aver fatto il disegno, ma poi c'è un mondo di persone dietro che ha fatto tutta la parte tecnica, e difatti spesso venivano citati. Esatto. E basta? C'è dietro un lavoro... Comunque. C'è dietro un mondo. Esatto. No. Basta, a posto. Ragazzi, alla prossima. Aspetta, vediamo...